da supporto di infrastrutturale alle start-up, a quelle che vorremmo che fossero sempre più start-up in senso compiuto, quindi con possibilità di crescita sostenibile. Sta diventando, diciamo, sta evolvendo anche in una sorta di hub. E per far questo, appunto, pensiamo che sia importante avere dei partner che ci permettano, che permettano soprattutto alle startup di trovare sfruttare tutte le possibili opportunità di crescita. Qualche cosa che fino a 5-10 anni fa praticamente non c'era. Questo vale nel mondo internet, che è il mondo che adesso stiamo guardando. Per fare impresa sarebbe bello ci fosse soltanto l'idea, ma poi dall'idea in poi, per fare una vera impresa, è necessario ovviamente avere tutta una serie di collegamenti. Ma poi dall'impresa nasce tutta una catena di altri elementi che, se assenti, non consentono assolutamente di andare avanti. Però questo è un punto fondamentale. Costituire il team, perché da soli è difficile andare da qualche parte. L'altro problema è il modello di business. Quattro punti. Cos'è un business plan? A cosa serve? Il ciclo di vita di una startup e gli errori ricorrenti. Che cosa c'è in un business plan? Non è un foglio Excel con quattro numeri di foglio Excel, ma un insieme di considerazioni strategiche, di opportunità di mercato, eccetera, eccetera. Quindi i numeri sono conseguenze di un ragionamento che viene fatto prima. Soffermerò un po' di più perché intendo rappresentare il contributo che il CSP può dare all'interno di una catena, una filiera, di un sistema, di un ecosistema, come recita questa prima parte del nostro incontro di oggi, nel quale anche noi cerchiamo di fare la nostra parte, possibilmente. Io credo che nell'arco degli ultimi due anni molti passi in avanti siano stati fatti, evitando sovrapposizioni e cercando in qualche modo di avere un sistema seamless, nel quale tanti soggetti, voglio dire, sono in grado di passarsi il testimone e ognuno si concentra su quello che sa fare meglio. La tecnologia è un fattore assolutamente abilitante. Quello che abbiamo fatto è definire una vera e propria roadmap di sviluppo. Da dove nasce tipicamente una startup? Può nascere o da un'idea di uno studente universitario oppure da un imprenditore. Quindi quello che abbiamo cercato di creare è appunto una roadmap che parte da programmi dedicati agli studenti, passa poi per iniziative per startup, ICT e web, ISV e web, come dicevo prima, e poi si consolida nella parte dei programmi di partnership Microsoft classici, che è il partner program per quelle aziende che sono già più cresciute, mature e avviate. Il programma Startup Essential è un programma nato all'incirca un anno fa in Italia, esiste da circa 3 anni invece negli Stati Uniti, e in questa fase lo stiamo lanciando in praticamente tutte le campi del mondo dove la salute ecosistema è presente. Working Capital sostanzialmente è un esperimento e un'esplorazione all'interno dell'innovazione italiana. E abbiamo fatto questo viaggio per scoprire il talento, quindi per valorizzare, almeno cercare di valorizzare, perché ripeto, è un esperimento, un'esplorazione, quelli che in Italia esistono come talento, in un momento anche in cui poi, diciamo, la situazione generale è più tendente al pessimismo, noi abbiamo pensato di buttare il cuore sull'ostacolo, anche mettendoci il nome e, come dire, la presenza sui territori su cui siamo andati del vertice aziendale, e trovare, dare una mano, una via di uscita a talenti che sicuramente ci sono in giro, che possono uscire fuori. Non tutte le regioni, non tutta l'Italia, diciamo, è fortunata ad avere centri organizzati e strutture networking che già da qualche anno stanno funzionando, come ci hanno raccontato prima gli amici che mi hanno preceduto.